Eccoci, siamo in studio e beh, noi abbiamo aperto un argomento importante, è tempo di cerimonie, che siano matrimoni piuttosto che comunioni, questo proprio dalle nostre parti è il periodo tipico, un elemento principe di tutte queste feste è sicuramente il confetto. E a chi potevamo rivolgerci se non all'azienda leader nel settore del nostro territorio? Parliamo dell'azienda Giovanni Mucci. Ho il piacere di presentarvi Cristian Mucci. Buongiorno Cristian, Buongiorno. direttore marketing di Mucci Giovanni Confetti dal 1894. Quindi veramente quello che diciamo non sono chiacchiere, ma veramente una Fantasie, realtà. tradizione, una realtà, una grande realtà. Perché il prodotto Mucci, famoso nel mondo, perché so che i vostri canali commerciali ormai sono decisamente aperti, al mondo, è proprio il Certo, caso di dirlo, riguardano il tenerello. Ma Mucci è un'azienda specializzata proprio nel confetto. E allora io ho detto, Cristian, ci sono degli alimenti, ci sono delle abitudini della nostra terra. Che diventano talmente tanto nostre, di cui però veramente sappiamo molto molto poco. Il confetto è Certo. una di quelle. Allora, mentre noi chiacchieriamo, regia, io vi prego gentilmente di mandare in onda le immagini che gentilmente Christian ci ha portato, in cui vedremo come nascono, come si creano i confetti bianchi, quelli che hanno i classici all'interno la mandorla, che sono di una squisitezza davvero Unica. Certo. fantastica, Christian, davvero. E se hai un buon palato, la differenza la La noti. noti. Allora, cominciamo a vedere intanto la tradizione del confetto. Come Certo. nasce la tradizione del confetto? Allora, i primi confetti sono nati nel Medioevo, quando all'epoca in commercio non esisteva ancora il confetto classico per eccellenza, per le ricorrenze, quindi il bianco, il rosa o il celeste, nacquero i primi confetti con mandorla e zucchero di canna. Lo zucchero di canna ovviamente doveva essere reso più dolce e quindi si pensò a suo tempo, quindi parliamo di quasi 1000 anni fa, di inserire il miele come dolcificante. Però ovviamente questo confetto andava aromatizzato e quindi l'aggiunta di aromi come vaniglia naturale, garofano e cannella. Questi confetti nati nel Medioevo da noi sono stati riprodotti circa 5 anni fa e ribattezzati con il nome dei confetti di Federico II di Svevia, dato il periodo medievale. Infatti, molta gente non sa che Federico II di Svevia era amante dei Dei confetti. E confetti. come lui, anche una delle sue mogli, Bianca Lancia, era amante dell'aroma naturale della viola. Difatti, circa 3 anni fa abbiamo riprodotto un confetto, le famose lacrime d'amore di Bianca Lancia, con l'aroma naturale della viola, proprio perché c'era amore anche in ambito dolciario nella coppia. Quindi nel 1200 pare risalgano le prime prove di quello che hai Esatto. detto tu, quindi frutta fatta seccare, sicuramente una tradizione che arriva Esatto. dall'Oriente, Certo. perché anche gli aromi a cui tu hai fatto riferimento sono sicuramente di natura orientale. Orientale, certo. In Esatto. particolare c'è la vaniglia, dove noi da sempre prediligiamo la vaniglia purissima del Madagascar, Ecco, quindi vedi? provenienza Sudafrica. Come invece la mandorla, l'Italia è sempre stata una terra ricca di mandorle, in particolare la Puglia, come anche la Sicilia. Quindi una tradizione che risale al 1200, fatta proprio per offrire ai commensali qualcosa di particolarmente gradito. Era frutta fatta essiccare e poi appunto intinta, imbevuta in questi intingoli, fatti essiccare anche questi e poi offerti. È una tradizione che svanisce e che riappare intorno al 1400, ripresa poi addirittura il confetto per addolcire le medicine. Esatto. Cioè c'è tutta una C'è storia tutta una storia incredibile dietro dietro ai perché comunque poi si è confetti. dato più risalto a quello che era lo zucchero in sé per sé, quindi dai farmacisti a suo tempo, dai primi uomini che sperimentavano i medicinali, pensarono giustamente di addolcire questi farmaci con dello zucchero. Però
poi pian piano si è dato vita anche a quelli che sono i confetti consumati oggi. Infatti ogni ricorrenza ha la sua tradizione, certo. Per quanto riguarda i confetti, vengono utilizzati per la nascita, per il battesimo, per la comunione, per la cresima, per il matrimonio, per le lauree. Come si è evoluta questa tradizione del confetto, abbracciando così tanti momenti importanti del quotidiano, insomma? Allora, anzitutto c'è da fare un salto nel passato. Sì. E dire una cosa molto importante: la Puglia è sempre stata, come dicevo poc'anzi, una terra ricca di mandorleti. Difatti, sì. La nostra azienda, che è ormai sulla breccia da 120 anni, nata con il mio bisnonno nel 1894, Nicola Mucci, lui decise di dar vita a questa gloriosa famiglia produttrice dell'ambito dolciario dopo aver frequentato un apprendistato presso la famiglia Kaflisch a Napoli, e lì cominciò a produrre l'arte di far confetti, in particolare il confetto classico e poi successivamente i confetti, quelli con il liquore all'interno, i famosi confetti che stiamo vedendo ora, realizzati con solo aromi e colori naturali. I famosi tenerelli, dai, diciamo. Tenerelli non proprio, perché no, i tenerelli sono quelli colorati. Questi si chiamano dragée, che è la traduzione francese del termine confetto, con all'interno la sambuca, il rum, il limoncello, il mandarino, eccetera, sino ad avere un assortimento di circa 20 tipologie diverse. Questi erano considerati anche i famosi confetti della petrejata, il lancio di confetti che si faceva la domenica di carnevale di tutti gli anni di fidanzamento a casa della promessa sposa. Ma pensa! Quindi pensa un pochettino a questo rito così importante da compiere, che voleva tra l'altro simboleggiare quello che è il gesto dell'uomo quando va in campagna, lanciare il seme nella terra. Il lancio del seme nella terra è augurio che nasca un albero a sua volta di altri frutti. Di conseguenza la nascita, come state vedendo ora, del confetto, quello classico, con la mandorla avola, che deve essere ben augurante, è utilizzato soprattutto il giorno delle ricorrenze. Senti, del matrimonio. Sono straordinari questi confetti bianchi. Difatti mi permetto di ricordare che lo scorso marzo 2012, a nostra insaputa, siamo stati riconosciuti dalla casa editrice Gambero Rosso come miglior confettificio italiano. Io li ho assaggiati, perché come sono arrivata a Christian, ci sono arrivata con gli amici di Tenuta Donna Lavinia, che ovviamente si forniscono, certo, no, presso la tua clienti. Azienda, sono tuoi clienti, i vostri clienti, vabbè, io dico tuoi, intendo dire ovviamente dell'azienda Mucci. E lì li ho assaggiati i confetti bianchi e devo dirvi che sono veramente una poesia. Sono morbidi, nonostante abbiano dentro la mandorla, sono gradevoli perché sono preparati, secondo maniera, me, in maniera, se mi permetti, artigianale. Artigianale sicuramente, vabbè, Mucci è famoso per questo. Io sono contenta di avervi oggi qui ospiti, ribadisco nome tuo, nome dell'azienda, perché voglio dire, sul territorio siete comunque un'azienda leader, riconosciuta e indiscutibile. Certo. E questo invece che cos'è? Qui ora si sta presentando la lavorazione, la creazione delle anime, quello di prima con i dragee e con il liquore, oppure i famosi confetti di marzapane, i fruttini che noi ormai produciamo da circa, sono più di 100 anni, come anche si sta vedendo ora la selezione, la cura meticolosa che c'è per la materia prima, dove nel caso del tenerello ci tengo a ribadire che noi da sempre, come filosofia aziendale, abbiamo preferito la mandorla, la Filippo Cia di Toritto. Ecco, quindi, io volevo arrivare a questo: come si sceglie la materia prima per poter ottenere un buon prodotto? La materia prima si sceglie ovviamente con frutto di esperienza, posso permettermi di dire pluricentenale, più che pluriennale, perché comunque da sempre c'è stato uno studio e fortunatamente abbiamo avuto un palato fine per poter valutare e testare tutte le materie prime che il commercio offre. Non per questo, nel caso del confetto, il tenerello, da tutti conosciuto come confetto carnaciolesco, prediligiamo la Filippo Cia di Toritto, in quanto è la mandorla, è il non plus ultra delle mandorle, che si presta ad essere ricoperta di cioccolato fondente. Come le nocciole invece sono quelle tipiche piemontesi. Insomma, piemontesi, la tonda gentile delle langhe, IGP. Difatti,
anche se siamo pugliesi, ci fregiamo di far parte del consorzio Tutela Nocciola Piemonte IGP. Questo ci dà la possibilità di riportare in etichetta le tre letterine, identificazione geografica protetta. Quindi quello che da noi vogliamo sempre dimostrare è attenzione alla salute del consumatore. Senti, un'altra cosa che mi piace della vostra azienda, agenda è anche il caso di dirlo, è che non vi fermate mai, cioè siete una evoluzione continua. Certo. Perché io mi rendo conto ogni anno che anche nei particolari ci sono delle cose che cambiano, non soltanto nella cura del prodotto, che ribadisco è indiscutibile. Certo. Per esempio, quest'anno io ho notato che voi tenerelli li avete confezionati in una maniera molto carina, davvero molto carina. E secondo me anche più igienica, però di questo poi ne parleremo con la dottoressa Spinazzola nella prossima puntata. E il che significa che non solo non vi sentite arrivati, tra virgolette, ma siete talmente tanto attenti alle esigenze del mercato che inseguite le innovazioni. Esatto, difatti mi permetto di ribadire una cosa molto importante. Ormai la nostra azienda dal gennaio 2012 è presente nel prontuario AIC della celiachia, quindi tutti quanti i nostri prodotti sono certificati senza glutine possono essere tranquillamente consumati dai celiaci, perché molto spesso si pensa che il confetto debba essere realizzato con la farina, cosa che nella nostra azienda non è mai stato fatto, perché il confetto puro va realizzato solo ed esclusivamente con mandorla e zucchero. Senti, una delle le nostre tradizioni alla fine ci portano a ricordare il nome Mucci in un brevissimo periodo dell'anno, cioè quello di Carnevale. Esatto, certo. Dopo o sei un intenditore, quindi o un ristoratore o un'azienda che magari compone bomboniere e quindi c'è la ricerca del prodotto di valore, del prodotto di qualità, inteso come confetti, oppure per fortuna voi navigate anche per altri mari. Certo. È così o no? Sì, assolutamente. Comunque da ormai 100 anni il nostro mercato per il 70-80% è soprattutto il carnevale, quindi periodo di gennaio e febbraio. E anche se diciamo così è il punto massimo di produzione durante tutto l'anno, però comunque il confetto lo si comincia a preparare già da un mese per prima, quindi nel periodo dalla fine di novembre sino a tutto dicembre e gennaio siamo a pieno ritmo per produrre il tenerello, perché molto spesso non sembra, ma per produrre una quantità minima di circa 500 kg di tenerelli noi necessitiamo di 2 settimane di lavoro. Però per consumarlo bastano soltanto 10-20 secondi. Non me ne parlare, per favore, non me ne parlare, che io quei confetti bianchi davvero, se alla fine non dico ok, fermati, fanno proprio, sono come le ciliegie, una tira l'altra, proprio perché c'è questa armonia di sapori che secondo me è apprezzabilissima. Qual è, io non ti sto facendo delle domande tecniche, ma non è un caso, perché... noi oggi parliamo dei confetti, ma nella prossima puntata con la nostra amica, la dottoressa Mariangela Spinazzola, che è un tecnico della prevenzione, io vorrei entrare proprio nel tecnicismo del confetto, quindi come deve essere conservato, quanto tempo va conservato, quali sono i canoni fondamentali per la preparazione di un buon prodotto, eccetera. Qual è la preferenza, per esempio, dei pugliesi, del territorio? Come risponde il territorio alle novità? Quest'anno io ho visto dei prodotti particolari con dentro anche dei liquori abbastanza famosi, noti come marche. Ecco, come risponde il territorio quando sul mercato voi mettete delle novità? Allora, solitamente il consumatore risponde abbastanza bene. Però stando a confronto soprattutto con i clienti all'interno della nostra confetteria e museo ad Andria, la gente richiede sempre il tenerello, perché ormai è così entrato a far parte della tradizione, del consumo del carnevale, dove, come si dice ad Andria, non è carnevale senza le cambette di Mucci. È vero. Non è carnevale senza i confetti di Mucci. Vero, quindi anche l'anziano, il nonnino che viene ad acquistare il confetto per portarlo ai nipoti, ai figli, dice: viene e voglio i tenerelli. I tenerelli.
però viene sempre da noi perché comunque sa che da noi trova il prodotto fresco e di alta qualità, perché oggi quello è molto importante. Infatti, io sono venuta, l'ho visitato il vostro museo ad Andria e all'entrata, cioè quando entri, c'è una varietà talmente incredibile di prodotti. Sono stata anche in azienda, quella che vede su Via Trans, sì, perché lì vengo a comprare i confetti Ricci per la mia mamma. E devo dire che io sono rimasta impressionata a vedere la varietà di prodotti che voi invece avete e producete. Solitamente si pensa che l'azienda Mucci Giovanni produca soltanto, brava, che lavori solo nei due o tre mesi. Eccolo qua al museo. Nei due o tre mesi. E c'è davvero questa roba, cioè c'è davvero e ce n'è per tutti. Oggi i gusti. Contiamo circa 300 tipologie Fantastico. Diverse tra confetti e dragée. Come Fantastico. Stavi dicendo prima, i tenerelli soltanto, però non è così, perché anche nel caso del confetto, quello classico, per le varie ricorrenze per i matrimoni, abbiamo un assortimento di circa 40 referenze. Dal confetto realizzato circa 5 anni fa, battezzato col nome di Regina Elisabeth, una mandorla pelata avola molto delicata ricoperta di cioccolato bianco aromatizzato con olio essenziale di limone e confettata, che è veramente una delizia. Immagino. E poi un confetto nato circa 3 anni fa chiamato Bianco Cocco, che è quello che adora mia moglie. È una nocciola Piemonte IGP ricoperta di cioccolato bianco miscelato con scaglie di cocco raspato fine. Aroma naturale di cocco rifinita con i confettini bianchi. Senti, che io credo di averlo assaggiato questo, non ricordo dove, ma credo di averlo assaggiato. Io poi ho i miei amici di Tenuta Donna la Vigna che ormai lo sanno, ogni volta che vado via con le tasche piene di confetti, perché li adoro. A quel punto la prossima volta ti invito a venirmi a trovare in azienda e ti fare un excursus per vedere Grazie. Come nascono i confetti sì, dal vivo. Sì, mi piacerebbe proprio entrare, certo, perché sai, il filmato... ti dà l'idea, è chiaro che dà l'idea, però vedere la produzione, vedere proprio come nasce, credo che faccia completamente un altro esatto, effetto. Esatto, è tutto un altro effetto. Cristian, certo. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Per la tua disponibilità, per averci portato questi bellissimi, proprio belli esteticamente e soprattutto buoni prodotti. Abbiamo fatto un viaggio nel mondo dei confetti, ritroveremo Cristian e la stessa produzione la settimana prossima insieme alla dottoressa Mariangela Spinazzola, perché anche qui dovete farvi furbe, dovete sapere che cosa comprate e soprattutto come dovete comprare. E alla prossima, grazie tante anche a voi. Adesso io vi saluto, vi auguro come sempre un buon inizio settimana, una magnifica giornata, appuntamento a domani qui su Amica 9 e dove se no vi aspetto, buona giornata.